a tutti, oggi vi volevo proporre il Danubio. Voi lo potrete farcire come più vi piace. Io farò un Danubio salato e dopo vi farò vedere come lo farcirò. Gli ingredienti che vi occorreranno saranno 550 g di farina 00, 250 ml di latte, un uovo, 50 g di sugo, 10 g di sale, 30 g di zucchero e una bustina di lievito. Cominciate ad inserire tutti gli ingredienti dentro il boccale. Impastate 45 secondi, velocità 6. Dopodiché 30 secondi, velocità sfiga. Trasferite il composto in un piano da lavoro ed impastatelo poco poco con le mani. Formate. Battetelo un po' nel tavolo, quindi formate una palla che trasferirete in una ciotola e farete una raddoppia. Il tempo di lievitazione, stendete la pasta. E con l'aiuto di un coppa pasta cominciate a creare dei dischetti. Farcirò il mio danubio con salame piccante e questa crema alle erbe e erba cipollina. Dopo averlo farcito, chiudetelo per bene come vedete. Così. Dopodiché fate questo movimento fino a creare una pallina. Così. Adesso lo metterò dentro la teglia. Fate lo stesso lavoro per tutte le altri dischetti. Dopo aver farcito tutte le palline, le trasferite nella teglia e le farete lievitare fino al raddoppio. Trascorso questo tempo dovrà risultare così. Ora spennellate la superficie con un nuovo sbattuto e il latte. Dopo aver spennellato tutta la superficie, aggiungete 5-6, quindi infornate a 180 gradi per 25-30 minuti.